se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e premi la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere lo slime fluorescente. Allora, innanzitutto ci serve della colla a base d'acqua tossica, questa l'ho trovata dai cinesi a 1 euro l'una, dell'acido borico. Ho provato le ricette senza acido borico e sono dei fake, non funzionano. Acqua calda in cui scioglieremo 3 cucchiaini di acido borico e della polvere fluorescente. Questa la trovate su Amazon, vi lascio il link in info box. Allora, versiamo la nostra colla, che è talmente densa che sembra già slime, dentro una ciotola. Mettiamo una goccia, io ce l'aggiungo ma non è fondamentale, di olio Johnson. Mettiamo un po' di polvere fluorescente. Mischiamo bene. E poi aggiungiamo l'acido borico. Dobbiamo lasciarlo a riposo per almeno 3-4 giorni, anche una settimana. Ricordatevi di metterlo in un contenitore che abbia un coperto, perché se lo lasciate all'aria secca, differentemente da quanto fanno vedere nei video americani, se lo lasciate all'aria secca. Bene, questo è stato davvero un mini video, vi faccio vedere come è venuto tra qualche giorno. Ciao ciao! Bene ragazzi, è passato più di 2-3 giorni, sono passate quasi 2 settimane. Questo è lo slime come è venuto. Direi che è venuto bene. E adesso lo metto sotto una luce diretta e poi vi faccio vedere la fluorescenza. Eccoci, questo è al buio, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettetemi un bel like, se avete delle domande scrivetemi, ciao ciao!